caverne. Quindi gli uomini delle caverne decidono di sfidarsi a una partita a calcio. Perfetto. Amatissimi cinemaniaci, bentornati a Cinepop. Come sapete, stiamo aiutando il più grande regista di tutti i tempi a scrivere la sua nuova sceneggiatura. Vero. Maestro. Divina. Siamo arrivati, gli uomini preistorici decidono di iniziare una partita a calcio. Esatto, mia splendida Margaret, vorrei portare in live action il film di animazioni primitivi, quello realizzato di... Guardi che è difficoltoso e rischioso soprattutto realizzare un remake. Questo copione mi fa fare gli incubi, mi ha trasformato in un sonnambulo, dovrei fare un film ispirandomi alla mia condizione, forse. Cioè, si spieghi meglio. Una storia horror, che ne so, una ragazza sonnambula che vive Margaret, stralcia, getta, butta via il fosso. Te l'ho detto, con quest'opera voglio vincere l'Oscar. È l'elemento remake che forse gioca a mio sfavore. Stia calmo, maestro. Mi calmo. Vediamo quali sono gli ingredienti per realizzare un film da Oscar con la nostra Barbara Tarricone. Vediamo. Ricordo che il 24 febbraio potrete seguire in diretta la notte degli Oscar su Sky Cinema Oscar insieme a Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Denise Negri, Michele Andreozzi, Elena Di Cioccio e me. E tra i tanti eventi in vista appunto per questa notte straordinaria ce n'è uno in particolare organizzato da Vanity Fair e qui con noi a parlarcene il direttore Simone Marchetti. Ciao. Ciao Simone. Tua bellissima mise. Grazie, accomodiamoci. Grazie. Bene, allora... Parlaci di questo evento speciale che state organizzando voi di Vanity. Allora, gli eventi sono due. Sì. Il primo, quello più aperto al per cinefili. Molto bello, interessante. Tra l'altro so che anche proprio il 24, durante la diretta, state organizzando un evento speciale. E gli stilisti di Milano, gli stilisti italiani che sono presenti. Simone, per essere stato qui con noi. E noi nel frattempo vediamoci un piccolo refresh dei cinque attori protagonisti in lizza all'Oscar. Con l'incedere di una dea. Ha visto, maestro, quanti ospiti meravigliosi, quante cose succedono durante la notte degli Oscar? Mia divina diva, dobbiamo assolutamente terminare il copione per andare anche noi agli Oscar. Su, fai correre le tue dita sulle lettere. Maestro, la sento effervescente e pieno di energia positiva. Sì, Margaret, mettiamoci l'impegno. Sento che l'ispirazione sta arrivando, eccola, eccola. Ecco. L'hai vista? La blocchi. Sì. La tenga lì fino a domani, perché per oggi la puntata è finita. Oh, il tempo è il nostro nemico, Margaret. Ecco. Resti concentrato. Sì. A domani.